Vorrei sì, cominciare questo incontro con un doppio ricordo. Un ricordo che riguarda due persone che in questi giorni, ma non solo in questi giorni, tornano nella nostra mente e nella nostra vita. Oggi proprio, un mese fa, ci ha lasciato Rosario Maiorano, che oggi viene ricordato in una messa al Formez in cui non potremo esserci, ma ci saremo col cuore. E il 26 febbraio di 2 anni fa scompariva Angelo Raffaele Di Nardo, per tanti anni vicepresidente del Formez e membro del Consiglio d'amministrazione. Due persone unificate da un misto di umiltà e competenza, che sono i due grandi valori, secondo me, di un funzionario pubblico quando si sposano, di umanità e di rigore, così diversi. Rosario sempre di corsa, ma sempre schivo. Quando si presentava non faceva tintinnare mai una medaglia, ma si autodefiniva il coordinatore dei Salesiani, era questa la sua qualifica. E Raffaele, che invece non andava mai di corsa, aveva un passo lento ma un modo di pensare rapido e un intreccio di sentimenti spesso frenetico, che andava dall'entusiasmo all'amore, anche allo sdegno per le cose che vedeva che non gli piacevano. Eppure era un uomo che era stato tanti anni presidente della regione Basilicata, che veniva dalla scuola, dal sindacato, cioè non era una persona che viveva in una specie di ascesi lontana dalle deviazioni della realtà. Ecco, io penso che il senso di ciò che facciamo è in uomini come loro, in uomini dello Stato italiano, che davvero per noi non smetteranno mai di essere non solo un ricordo, ma anche un orgoglio. Vi chiedo per loro un grande applauso. Questo incontro è per noi non un convegno, dicevo, ma quasi lo definirei, se mi passate l'espressione militare, un quartier generale, perché sono seduti a questo tavolo dei soggetti che hanno fatto delle cose insieme, non ne hanno parlato, hanno fatto e intendono continuare a farle. Abbiamo i vostri commenti, i vostri tweet sono naturalmente graditi, c'è in corso un live tweeting del Formez, la diretta social su Facebook di Pia Social e anche la registrazione integrale che il Formez realizza e manderà a tutti, ma una mailing molto vasta di operatori. Abbiamo degli hashtag, che chiaramente il primo dei quali è SA 2018, che è la settimana dell'amministrazione aperta entro cui lavoriamo, ma anche, oltre a Pia Social, Formez e tutti quelli FNSI Social, anche GPS, l'abbiamo chiamato il nostro navigatore, vuol dire giornalismo pubblico e social, quindi vi invito a twittare utilizzando questi hashtag. Ecco quali sono, vi presento rapidamente, perché su ognuna di queste sigle c'è tantissimo da dire. L'Ocse è il nostro partner più che un protagonista qualunque. Abbiamo fatto insieme questo percorso e organizzato insieme, nei minimi dettagli, questo incontro, che ha avuto tantissimi consensi. Poi per la pioggia, gli spostamenti, le varie cose, ci sono stati magari meno presenze fisiche, ma moltissimi sono in collegamento sulla diretta Facebook e molti altri riceveranno comunque questi materiali. Abbiamo circa 220 iscritti per 100 amministrazioni rappresentate, molte delle quali sono in questa sala. La Federazione della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti, perché oltre a Raffaele, che è per me un amico fraterno per la sintonia non soltanto professionale che abbiamo avuto in questo percorso, nella trattativa non facile con l'ARAN per raggiungere l'obiettivo dell'articolo 95, in cui la funzione pubblica è stata in prima linea, che è già un grande primo passo, ma anche l'Ordine dei Giornalisti di Carlo Verna, che è con noi in questo cammino. Il team OpenGov, che naturalmente è la cornice di riferimento, Stefano Pizzicannella, Ernesto Belisario che ne parlerà, e tutti i risultati che l'Italia sta ottenendo in questo campo. E Pia Social, un'organizzazione che ormai supera i 400 iscritti, fatta da colleghi, anche in questo caso non parliamo di astrazioni, parliamo di persone che ogni giorno nel loro settore, da un comune, una regione, un ente, si muovono per portare avanti la nuova comunicazione, a volte contro una legislazione che non c'è o che è superata e contro una visione da parte della dirigenza che non è sempre aperta come noi vorremmo all'uso delle nuove tecnologie, ma anche all'importanza stessa della comunicazione.
Abbiamo oggi presenti in prima linea, ma anche altri enti che non intervengono direttamente, ma lo fanno costantemente in altri eventi e sui social, il MIUR, il MIPAF, la Difesa, i Vigili del Fuoco, il MEF, oltre, ripeto, a 200 colleghi per 100 amministrazioni. Come abbiamo visto, abbiamo indicato in queste slide, le approfondiremo nel webinar del 9 sul giornalismo pubblico e le tendenze sui social. Abbiamo individuato in questo nuovo ebook, la prima edizione presentata il 24 luglio 2017, ha segnato migliaia di scaricamenti. Oggi abbiamo pensato di facilitare ancora di più la vita con il libro nel portafoglio, una piccola scheda da cui è possibile scaricare senza neppure andare sul sito del Formez o di Pia Social, ed è una raccolta di interventi operativi, pratici, non linee guida. Formez fece delle linee guida nel 2012 che sono state un best seller, diciamo, della produzione pubblica, però oggi abbiamo pensato che più di dare linee guida diamo esperienze, come ci stiamo muovendo sui vari social, sui vari problemi che si aprono, e anche le frecce sono indicative. Questa è la nostra squadra dell'ebook in progress, con tutti i nomi che in questa occasione hanno collaborato e che ringraziamo, in particolare Roberta Crudele, che è la coordinatrice editoriale del volume. Noi adesso partiamo da due punti che abbiamo messo in evidenza, ne ha parlato anche Pia: l'articolo 8 della circolare 2 applicativa del FOIA, una circolare che io mi prendo la responsabilità di dire, da laureato in diritto amministrativo con Sabino Cassese e con lode, che è uno dei testi più avanzati e ambiziosi della legislazione amministrativa italiana. È una punta di diamante perché dice, in termini semplici ma molto efficaci, molto rigorosi, come va applicata una disciplina assolutamente rivoluzionaria come quella della trasparenza. Nello stesso tempo, lo vedremo tra qualche minuto, l'articolo 95 del contratto nazionale del pubblico impiego definisce, con alcuni difetti, li vedremo, ma anche con molti pregi, il nuovo profilo professionale dei comunicatori e dei giornalisti pubblici, ed è un profilo in estensione agli altri comparti. Stiamo lavorando perché venga esteso all'istruzione, alla sanità e agli enti locali, dove è già previsto nell'atto di indirizzo. Sottolineo che il lavoro fatto sulle funzioni centrali non sarebbe stato possibile senza l'indicazione della ministra Madia nell'atto di indirizzo all'ARAN, che ha detto con chiarezza: organizzatevi con la Federazione della Stampa per definire i nuovi profili della comunicazione e dell'informazione. L'Italia arriva fin qui, arriva, io cito sempre, non lo faccio al volo in questo caso, ma parte da molto lontano, parte da una Costituzione che mette l'imparzialità e il buon andamento al centro della vita pubblica, parte dalla famosa espressione sulla casa di vetro di Filippo Turati, ma anche da cose più recenti, da una delle prime pronunce del ministro, della ministra Madia, che disse: la trasparenza che ci interessa non è quella adempitiva, ed eravamo a un anno dal decreto 33, quindi in piena adempimento, in piena fase esclusivamente adempitiva, ma quella utile che arriva al cittadino. E il Presidente della Repubblica, nel suo discorso a Camere Riunite nel febbraio 2015, disse: a me non interessa la Repubblica degli uffici, interessa la Repubblica del front office, quella che arriva, quella che il cittadino vede, ospedale, municipio, scuola, tribunale, museo, che è un grande investimento su questo. Ed è questo poi un percorso che nelle mie lezioni sviluppo naturalmente in molto tempo, ma che adesso invece solo come fotografia vi dà l'idea di un percorso che parte 27 anni fa dalla famosa 241-90 sull'accesso agli atti, una legge che, ricordo sempre, diceva espressamente: in nessun caso la trasparenza, l'accesso, può essere utilizzata per esercitare un controllo diffuso sulle attività della pubblica amministrazione. Cioè, non è che lo sottointendeva, lo diceva. 27 anni dopo arriviamo ad una legge con vari percorsi che passano anche dalla legislazione degli anni 2000, del Ministero Brunetta, arriviamo ad una riforma che dice espressamente: il controllo diffuso è sulle attività pubbliche l'obiettivo della legislazione, e si lega naturalmente anche ad altre leggi. Oggi quindi abbiamo la trasparenza come punto di riferimento. La trasparenza fa notizia, però noi stessi dobbiamo essere capaci di ridere di noi, come ha fatto il collega Alfonso Celotto in un suo volume autoironico, in cui il dottor Amendola usa frasi come: vado all'URP per chiedere il CUP e consegnare il DURC al RUP. E che il MISE ha chiesto al MIT di acquisire di concerto del MATM, su proposta del MEF, sentito il DAGL della PCM. Cioè, noi ancora viviamo in questo mondo.
E quindi questa citazione autoironica di Alfonso Celotto nel suo libro, molto divertente, su una specie di impiegato kafkiano, è il nostro punto di partenza per avere i piedi per terra, altrimenti ci crediamo di vivere in un mondo che non è quello nostro. Oggi però abbiamo una riforma della pubblica amministrazione che ha una sua grande organicità, e tutti coloro che dicono non è cambiato niente sono anche gli stessi che poi alla fine fanno di tutto perché niente cambi. Ed è una legislazione che parte dalla riforma della 124 e va sulla cittadinanza digitale, la performance misurata con i cittadini, la trasparenza totale. Con tutto il rispetto per gli altri decreti, le partecipate, la dirigenza, la scia, che sono tutte cose importanti e rispettabili, dal punto di vista del rapporto col cittadino questi tre punti sono centrali e sono di fatto profondamente organici. Arriviamo appunto al decreto 97, non mi ci soffermo, ne ha parlato Pia, è il decreto attraverso cui ogni cittadino può chiedere atti, documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, non più dimostrando di avere un interesse soggettivo specifico e diretto come nella legge 241, ma neanche dimostrando che sono atti che le PA hanno l'obbligo di pubblicare come nel decreto 33/2013. Quindi si tratta di una svolta assolutamente ampia. E arriviamo quindi alla casa di vetro italiana, per usare l'espressione del 1908 di questo deputato che vedeva così lontano, di Filippo Turati: la trasparenza diventa la norma, il segreto l'eccezione, e l'ANAC nella sua delibera di fine 2016 sui limiti e le esclusioni usa un'interpretazione restrittiva che indica la necessità di un preciso nesso di casualità, cioè per non darti un atto ci deve essere un chiaro rapporto di causalità fra il limite e l'esclusione e l'atto che io ti do, non puoi presumerlo. Lo stesso vale, l'accesso può essere consentito in forma differita o parziale, la motivazione del diniego all'accesso deve essere congrua e completa. Ricordo, a proposito di contributo della società civile, che prima dell'intervento di alcune strutture, fra cui quella di cui fa parte Ernesto, c'era un testo che parlava del silenzio rifiuto, che diceva se l'amministrazione non risponde al cittadino entro 30 giorni, l'accesso si intende rifiutato. Voi pensate che trasparenza viaggiava negli uffici pubblici italiani? Poi per fortuna siamo arrivati, per la spinta anche di questo controllo civico, ad una legge che invece dice il contrario. La trasparenza totale, secondo me, si può definire in questo articolo che invece già apparteneva al decreto 33, la dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi. Le linee guida ANAC, anche loro, pure se ANAC vuol dire Autorità Nazionale Anticorruzione, non fanno tanto leva sulla corruzione ma sul controllo dei servizi. Cioè dicono il cittadino deve usare la trasparenza per controllare le attività pubbliche, non soltanto e prima ancora che per prevenire la corruzione. Questo è un punto fondamentale in un paese che a volte è ossessionato dal rischio corruttivo e invece quasi disinteressato alla qualità del servizio, che è invece la cifra della convivenza civile e dell'efficienza di un paese. E vedete qui rapidamente, sono dati noti, i monitoraggi realizzati sul FOIA, che danno un'idea molto positiva: 94% di istanze dei ministeri evase entro 30 giorni, un incremento evidente, questi sono i dati ancora a ottobre 2017, motivazioni di rigetto, come vedete, su questo è un punto chiave, dobbiamo parlarne, non oggi, ma dobbiamo parlarne, perché le motivazioni di rigetto sia nelle amministrazioni centrali sia in quelle locali si somigliano, e su questo stanno intervenendo a volte i TAR, ma dovremmo fare in modo di non giurisdizionalizzare le scelte delle amministrazioni e di trovare dei comportamenti uniformi che la nostra capacità amministrativa di rapporto col cittadino sa identificare, perché se ci limitiamo a seguire i TAR ci troveremo di fronte a una trasparenza interpretata in forma non soltanto troppo giuridica ma anche difforme, e questo lo dico quando sono d'accordo con una pronuncia del TAR e quando non lo sono. Anche una recentissima ricerca dell'ANAC, che ha interpellato 20 grandi città sull'anno 2016 e sui primi mesi del 2017, dice quali sono i settori del sito più visitati in relazione chiaramente all'organizzazione, alle attività e all'utilizzo delle risorse pubbliche. Sono stati questi i settori messi, diciamo, sotto i riflettori. Il risultato è interessantissimo: poco voyeurismo e molti controlli. Le parti più visitate sono quelle che riguardano i provvedimenti amministrativi
relativi ad esempio alla scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati, bandi di gara e contratti, organizzazione, anche questo è importante, organizzazione, come funziona un'amministrazione, i dati su consulenti e collaboratori, bilancio e dati sui pagamenti sono molto bassi, al contrario di quello che sembrava nel decreto 33, che l'unico obiettivo dell'accedente, di colui che fa accesso, fosse quello di controllare lo stipendio del cugino, del cognato, dell'amministratore. Non è così, c'è anche un'evoluzione da parte della richiesta di accesso. Ora la sfida, mi avvio alla parte che ci interessa di più per concludere, che è quella del controllo sui servizi, che ripeto per me è al centro di tutto, con tutto il rispetto per le attività preventive della corruzione. E su questo noi abbiamo una circolare che l'articolo 8, come è scritto nel documento che vi è stato dato, dice apertamente: le amministrazioni devono instaurare col cittadino un dialogo collaborativo per arrivare insieme all'esaudimento della richiesta. Non è più possibile dire non ho capito bene, rifiuto. Non è più possibile dire mi hai chiesto una cosa un po' confusa, non posso risponderti, non ti rispondo. Devo chiamare, addirittura fare questo gesto incredibile, telefonare al cittadino. Noi con Linea Amica per sé l'abbiamo fatto, se il cittadino vuole qualcosa e non lo capiamo è normale chiamarlo. Bene, adesso lo Stato italiano lo dice a tutte le amministrazioni, dialogo con i richiedenti, pubblicazione proattiva, come ne abbiamo parlato l'altro giorno con Pia, pubblicazione di default, cioè documenti che tu pubblichi perché sai che è importante che li pubblichi, ma anche documenti che tu pubblichi perché pensi che il cittadino li chiederà, perché magari il cittadino sui social ha detto che gli interessano, e può essere una graduatoria sulle borse di studio o sugli asili nido, oppure su qualcosa che interessa il cittadino e che del resto, se vogliamo, evita le voci di corridoio, perché più io sono trasparente, più evito quella sorta di evoluzione della polemica che nasce poi sulla fake news, che porta poi a risultati a volte devastanti per l'immagine dell'amministrazione. Ecco, questo tipo di impostazione dell'articolo 8, la circolare è tutta importante, però questo articolo è quello che ci tocca, è contro la burocrazia dell'attesa, una burocrazia italiana che considera poco chiare le leggi, e a volte ha ragione, ma non tiene conto quasi mai di circolari e linee guida che le chiariscono. Questo è il problema, e chi fa comunicazione lo sa, perché anche per chi fa comunicazione a volte le leggi sono poco chiare, ma è evidente che una linea guida sulla performance, sulla trasparenza, sulle consultazioni pubbliche è spesso un documento immediatamente applicativo, ma spesso invece l'amministrazione non tiene conto di queste esplicazioni che sembrerebbe invece chiedere. Del resto, come vi dicevamo prima, nella legislazione ormai si parla dei social media come strumenti chiave della gestione del rapporto col cittadino, arrivando a quella, questa frase stupenda del FOIA inglese, che dice: qualsiasi informazione che deve essere rilasciata in base al FOIA è rivolta al mondo intero, e quindi supera definitivamente la logica della trasparenza limitata della 241, ma anche del decreto 33, per dire che il rapporto fra informazione FOIA e cittadini è l'interesse generale, l'interesse pubblico ad una informazione. Ecco perché l'accesso generalizzato del FOIA arriva a dare uno spazio inedito e probabilmente imprevisto anche ai social media, perché il social di fatto realizza sempre e senza formalismo ciò che il FOIA realizza giustamente attraverso un percorso normativizzato. In altre parole, io posso chiedere un documento via FOIA e va benissimo, ma se lo chiedo via social e nulla osta, nessun comunicatore, se qua siamo fra colleghi, mi potrà smentire, dirà no, non te lo posso dare, fai la domanda via FOIA, perché è nella nostra natura di giornalisti e di informatori seguire queste cose. Guardate ad esempio questi post del Comune di Napoli in cui vengono dati delle informazioni chieste su delle borse di studio, su degli argomenti che il cittadino in qualche modo sollecita, in modo molto semplice, in modo molto naturale, realizzando una trasparenza di fatto e in tempo reale che affianca quella prevista dal decreto 97. Il Comune di Napoli, c'è qui la collega Anna Barbato che parteciperà con me al webinar del 9, non è certo un posto semplice per le dimensioni e per la struttura sociale. Siamo arrivati a una situazione in cui, come dice l'articolo 6 del 33,
Il dato deve avere, questo è un articolo ribadito dal 97, non è stato toccato, dice che il dato deve essere così. Allora io la domanda che faccio sempre, con tutto il rispetto per la cultura giuridica delle pubbliche amministrazioni, può un avvocato, un funzionario che ha fatto studi statistici o ingegneristici, lavorare all'integrità, all'aggiornamento, alla completezza, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità? Può lavorare su questo o non è per caso fuori campo? Non è per caso un'attività che può svolgere solo un giornalista pubblico, uno che ha studiato e che è innamorato delle tecniche di comunicazione e che quando parla, parla perché qualcuno capisca. E qui arriviamo all'articolo 95, in cui si dice con chiarezza, in un contratto molto complesso, che firmato la notte del 23 dicembre 2017, opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e comunicazione, e produce un testo che risente dell'impianto old style della 150-2000, cioè divide informazione e comunicazione in un modo che per noi non è più accettabile. Abbiamo delle proposte, anche la Federazione della Stampa le ha messe in piattaforma, di unificazione delle funzioni in una newsroom. Però in attesa della legge 151, in ogni caso, questo articolo dice che i comunicatori e gli informatori devono in pratica fare le stesse cose, cioè gestire i siti internet, trasparenza, comunicazione esterna, fabbisogni dell'utenza, procedure interne. Guardate l'informazione, se non arriva poi anche alla gestione degli eventi, all'accesso civico, alle consultazioni pubbliche. Cioè in questo articolo ci sono tutte le funzioni della nuova pubblica amministrazione, che soltanto sono divise in questo modo, che io capisco perché non si può che operare a legislazione vigente e quindi l'ARAN diversamente non poteva fare, ma che sono già un passo verso il futuro. E arriviamo quindi a questi tre indicazioni di profili: specialista della comunicazione istituzionale, specialista del rapporto con i media e giornalista pubblico, che dovranno essere approfonditi in un rapporto che verrà gestito a livello di classificazione e di coda contrattuale dalla Federazione della Stampa. Il giornalista pubblico è quello che per noi li unifica. E questo è appunto il modello che anche Pia Social ha proposto e che la Federazione della Stampa ha fatto suo nella piattaforma, cioè una struttura unificata dove queste funzioni lavorino nella stessa stanza. Perciò l'abbiamo chiamata newsroom, per dare proprio l'idea di un lavoro che del resto in molte amministrazioni già avviene. Non dimentichiamo, concludo, che noi siamo in una situazione, questo è l'Open Expo realizzato dal Formez, dal collega Salvatore Marras, che su indicazione della funzione pubblica. Cioè noi siamo già alle piattaforme open, anche queste a proposito di trasparenza sono un modo per fare pubblicazione proattiva, perché pubblichi di default per esempio i dati sui cantieri, i dati sui costi, e di fatto stai realizzando qualche cosa che la trasparenza si propone l'obiettivo di realizzare. Noi siamo già in questa fase tecnologica, come possiamo essere fermi all'idea di un URP con uno sportello e di un addetto stampa che parla con fantomatici suoi colleghi? Dobbiamo pensare a una struttura professionale che realizza anche questi obiettivi. Lo dice del resto il Ministero della Pubblica Amministrazione in una brillante sintesi: se non misuriamo i risultati non distingueremo i successi dai fallimenti, se non distingueremo i successi dai fallimenti non potremo né premiare né correggere, ma se non possiamo dimostrare i risultati soprattutto non si potrà guadagnare il supporto dell'opinione pubblica e resterà vero questo, quello che diceva Ennio Flaiano con il suo solito sferzante umorismo: scaltritosi del furto legale e burocratico, a tutto riuscirete fuorché ad offenderlo. Lo chiamate ladro, ma si può dire anche lo chiamate fannullone, finge di non sentirvi. Gridate che un ladro vi prega di mostrargli le prove, e quando gliele mostrate, ah, dice, ma non sono in triplice copia. Questa frase, che ha qualche decennio, credo che sia ancora attuale rispetto alla burocrazia dell'attesa, indipendentemente dai ladri, che sono sempre un'esigua minoranza della nostra amministrazione. Purtroppo non sono un'esigua minoranza coloro che si trincerano dietro gli alibi della legge incomprensibile, della legge inapplicabile, della legge di cui si aspetta un'esplicazione per poi ignorarla quando arriva. Noi proponiamo, oltre a degli eventi come questi, e poi adesso negli interventi che mi seguono, a cominciare da Alessandro, avrete delle indicazioni assolutamente preziose, così come nella tavola rotonda degli operatori e dei colleghi che seguirà. Abbiamo già oggi 400 webinar disponibili on demand,
30.000 partecipanti solo nel 2016 e nel 2017, 3.500 per i 5 webinar di questa settimana, nella settimana dell'amministrazione aperta. Ecco, vi dico i prossimi: domani trasparenza comunicativa e partecipativa, l'8 febbraio accountability, il 9 febbraio nuovo giornalismo pubblico e uso dei social media nella pubblica amministrazione. Io vi ringrazio con una frase che non è chiaramente scontata, ma perché il nostro lavoro costante, noi siamo a disposizione con gli strumenti comunicativi di cui vi ho parlato, ma anche con qualsiasi contatto. Io ricevo tanti, già che faccio molte lezioni con l'Ordine, con la Federazione, ma anche col Formex, con Pia Social, ricevo molte telefonate individuali di un collega che dice: io lavoro all'ufficio stampa del Comune X, cosa posso fare? Noi siamo disposti a fare qualsiasi forma di assistenza, di dialogo e di collaborazione, perché siamo convinti che, come abbiamo scritto anche nel nostro volume, la nuova comunicazione pubblica non è una legge, ma siamo noi. Grazie.